Salve a tutti ragazzi, ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video. Allora, siamo qui oggi con il 13esimo episodio. Sì, dovremmo stare lì intorno al 13esimo, sì, perché avevo fatto il 12esimo, sì. È il 13esimo, giusto. Allora, erano messi qui, era morta, paralizzata la nostra Sadia. E il nostro carissimo amico qui, Arabo, non so ancora dove la vuole portare, cosa ci vuole fare, se la vuole cucinare e mangiare, non lo so ancora. Allora, vi ricordo che ho iniziato, cioè ho fatto il sondaggio sul Tain, cioè in pratica di quale città, cioè la nostra prima città in cui noi diventeremo Tain. Quindi se volete votare, volete rendervi partecipi per questa serie, quindi per questa scelta che porterà determinate azioni in questa mega serie di Skyrim, dovete andare sulla mia pagina Facebook e votare. Soltanto lì il vostro voto sarà accettato. Quindi mi raccomando, do di tempo, non so, 2-3 giorni per poi iniziare. Mo' intanto oggi ho pensato, visto che non sappiamo cosa fare, continuiamo ad andare avanti con le quest principali. Quindi andare a recuperare il corno, come ci hanno chiesto i nostri carissimi amici Barba Grigia. Allora, impostiamo, cioè mettiamo la nostra missione, la nostra destinazione. Come tutti voi sapete, dobbiamo andare a Mortal, vicino a Mortal. Andremo a piedi e speriamo che lungo la via, lungo questo nostro bellissimo percorso, troveremo qualche nemico da uccidere per aumentare di livello, che ne abbiamo veramente bisogno. Allora, io prima di tutto voglio mettere, perché ci ho pensato, voglio mettere fiamme. Per quale motivo voglio mettere fiamme? Perché, come già ho detto l'altra volta, se lancio 4 volte il dardo di fuoco mi finisce la magica e quindi non posso poi infliggere danno. Quindi mi conviene tenere fiamma nella mano sinistra in modo tale, anche se ho poco mana, poco magica, posso infliggere del danno lo stesso. Allora, possiamo continuare questo nostro percorso, questa nostra avventura tra i vari cervi che incontriamo lungo la via. Ammazziamo quest'alce. Alce, devi morire. Boom. Alce, devi morire. Ok, non muore. Intanto lì un lupo che si sta mangiando un alce. Va benissimo. Ah, noi siamo qui. Buono, buono. Andiamo a recuperare il nostro baule lì sopra, prima di tutto, in questo accampamento. E facciamo un po' di esperienza. Un po' di esperienza che ci fa, diciamo, sempre comodo. E allora, andiamo qui velocemente, perché voglio anche andare avanti, come ho già detto prima, con le missioni principali. Non voglio perdere tempo in queste cose. Intanto mi stanno attaccando, non so chi. Dei tizi che non vedo, eccola. Allora, muori. Non c'ho mana. Vecchia bandito. Aia. Sono bloccato dentro. Oh mio Dio, un pezzo di carne. Ok. Siamo calmi. Io muoio. Allora, pozione magica. Ok. Devo usare fiamme per un bel po' di tempo. Usando dardo è veramente rischioso. No, Lidia! I lupi ti stanno sbranando! Lidia, combatti! Lidia, devi combattere! Ok, tutti morti. Grande Lidia. Uovo di tordo. Bello, me lo prendo. Andiamo, Lidia! Lidia, come on! Ok. Muori, bandito. Muori. Oh, ma questo è Sadia! Era Sadia! Chi è che mi sta attaccando questo con queste frecce? Muori, brucia! Ok, grandissima Lidia, un grande gioco di squadra per questo nostro team composto da questo mago orco e dalla nostra straordinaria Lidia. Questa sta dormendo, sogni beati, a questo suo sorrisino. Entriamo un attimo qui dentro. Ok. Ah, buono, c'è questo coso incantato, un mazzo di ferro lunare. Allora, leggiamo questo che ci mette a forgiatura. Possiamo anche lasciarlo lì e prendiamo. Speriamo bene che ci sia qualcosa di buono. Pergamena, stivali. Oh, il peso della struttura per aumentare del 25%. Buono, li voglio anche indossare. Questi li posso anche lasciare qui. E ora vediamo i nostri belli stivaletti. Eccoli lì.
Ok, proseguiamo. Andiamo avanti. Allora, volevo incontrare... ecco proprio quelli che volevo incontrare. Questi bei mammut. Questi mammut ci possono servire per fare una cosa. Però con la nostra Lidia lì è veramente rischioso. Cosa volevo fare? Volevo attaccarli per far aumentare distruzione. In pratica scappavo, attaccavo. Così la nostra abilità, appunto, distruzione, aumenta. Però c'è Lidia che se io li attacco lei mi schiatta, però non fa nulla, voglio aumentare... No, non facciamo, andiamo avanti. Non voglio rischiare di perdere proprio ora Lidia che ci serve per la missione. Perché lì ne avrò veramente bisogno. Ah, un'altra cosa. Ora, i punti abilità che voglio aumentare, oltre vabbè, a distruzione, non tanto evocazione, perché avendo poco mana... L'evocazione è praticamente inutile perché cerco di evocare un Atronach della fiamma, me ne va via in pratica tutta la magica e poi non ne ho abbastanza per attaccare il nemico. Quindi ho pensato di aumentare recupero. Perché recupero? Perché recupero ha un perk, un'abilità, un punto che se ampliato ci aumenta la rigenerazione della magica e a noi interessa. Aspettiamo un attimo, io mi sto perdendo, ma infatti passo qui in mezzo e prenderemo tante di quelle mazzate dai troll del gelo. Infatti cercherò di evitarli, anche se loro mi attaccheranno, cercherò di evitarli. Però è quello che la nostra amica Lidia non farà, perché lei li vedrà e pensando, ecco, che sia abbastanza forte, li cercherà di uccidere. Allora noi, essendo qui che ce ne sta uno solo, cerchiamo di attaccarlo. Stando però attenti a non morire. Lidia! Dove sei? Serve il tuo aiuto, Lidia. Ok. Non gli facciamo nulla a questo troll. Anche se è debole, eccola qui. Al fuoco, ripeto. La nostra distruzione è aumentata. Noi cercheremo di aumentarla ancora di più. Oh santo cielo. Oh santo cielo. Oh. No, per sicurezza. Sono cura minore, magica. Vai. Oh. Ok, attento. Lidia, vieni. Dammi il cambio, Lidia. Lo so che hai poca vita, è un altro colpo di butto a terra, infatti. Lo so, troll, senza che ti agi, tanto morirai. Ti uccideremo, non ti preoccupare. Tanto sei così cretino. Recuperiamo un po', aspettiamo che Lidia si rialza, ma ho paura che è morta. No, non è morta, lei non morirà mai. Mi vuoi fregare, troll? Mi vuoi fregare? Mi vuoi fregare? Oh, mi segue, pensavo che non le poteva seguire lì sopra. Ti arrabbi, io ti sparo dentro al sedere. Oh, e che cavolo, non muore più questo. Lidia, però alzati, santo cielo. Ecco, dai che si recupera un po' di vita, Lidia. Pia l'arco, Lidia, pia l'arco, mi insegue a me. Cristo. Vai, è morto. Sì, e sì, grandissimo. Ce l'abbiamo fatta. Il troll del gelo. Pensavo di riuscire ad aumentare distruzione in modo tale che sarei salito a livello 4, ma non ce l'abbiamo fatta. Penso ancora che è troppo rischioso entrare qui dentro. Intanto sono 8 minuti e 45 che sto registrando. Abbiamo un altro po' di tempo per stare insieme. Oh, qui il nostro bellissimo labirintian. Qui dove un bel po' di tempo fa ho fatto la guida sulle maschere dei sacerdoti del drago per mettere tutte quante qui. Vedete? Lì c'è la maschera di legno. E lì per mettere tutte quante. Noi quella che ci interessa di più da recuperare. No, di nuovo. Da recuperare, come stavo dicendo, è quella che ci dà la magica. Cioè la rigenerazione della magica. Vai. Dai, Lidia. Dai che muore. Lidia, non ti posso aiutare, Lidia. Oh, non ti posso aiutare, scusami. Scusami, non posso, non c'ho la magica. Ciao, ecco, distruzione aumentata. Dai, no, penso di salire di livello. Vai, Lidia. Vai, bravissima, con l'arco. Con l'arco va benissimo.
Ok, è morto, dai, è morto. Dai che si rigenera la vita questo qua. Sì, ce l'abbiamo fatto. Abbiamo ucciso anche un altro troll del gelo che si è un po' mosso tutto strano. Ce l'abbiamo fatta. Allora, possiamo andare avanti. Pensavo di non farcela, però con un compagno che te lo distrae e quindi non mira subito a te il nemico, ce la si può fare. Dov'è? Un altro ce ne sta. Eccolo. Dai, ammazziamo pure questo, così saliamo di livello. Vai. Cavolo. Lidia, vai. Tutto tuo, Lidia. Tutto tuo, eh. Tutto tuo, Lidia. Vai, vai, vai. Secondo voi chi vince? Partono le scommesse. Oh, è morta. No, non è morta. Oh, mi attacca. No. La mia cosa è di... È velocissimo. Dai, 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 dai. Wow, un colpo. Oh, oh, sono rimasto incastrato. Ok, ce l'ho fatta. Cosa salti? Cosa salti? Che muori tanto. Guarda, guarda che butti pugni a caso. Guarda, guarda. Vai, vai che muori bruciato, dai. Lo so che ti stai nervosendo, mio caro amico troll del gelo. Però, oh. No, no, questa posizione è veramente brutta. Ok, cambiamola. Perché si rigenera? Lidia, mi dà una mano, questo si rigenera la vita. Lidia. Lidia, alzati. Ti sei recuperata abbastanza, su. Non perdiamo altro tempo, dai. Vai, 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 vai. Ora attaccalo, vai Lidia. Grandissima, bravissima. Che c'ha questo? C'ha nulla, sempre lo solito grasso. No, un altro, no. Dai, vabbè. In pratica in questo video ammazzeremo troll, in modo tale che tanto, visto che avevamo bisogno di esperienza, la faremo in questo modo. Oh, 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 oh. Aspetta un attimo. Allora, nuovo livello. Allora, 3, quindi abbiamo detto 4 magica, 2 salute. Anche se la vedo dura. Allora, andiamo a mettere su distruzione. Distruzione, andiamo a aumentare questo. Distruzione apprendista. Ok. A posto, ci aumenta tutto. E quindi noi ora possiamo lanciare i nostri bellissimi incantesimi al nostro bellissimo amico troll. Vai. Ok. Tranquilli, si deve giocare tranquilli con il mago all'inizio. Non cercate di lanciarvi subito, aia, addosso al nemico. Ma scappate, attaccatelo, scappate. Attacca, questo vuole me a tutti i costi, eh. Vedete, già con che aver sbloccato il punto per distruzione apprendista, quindi i nostri incantesimi apprendista che lanceremo consumeranno meno magica. E già, come vedete, un dardo di fuoco ce ne consuma veramente poco. E quindi possiamo anche dire di togliere fiamma e giocare con cura. Non tanto cura rapida, perché mi sa cura rapida leva abbastanza male, infatti. Giocheremo con cura, che non ce l'abbiamo, vabbè. Allora, qui dobbiamo scendere noi e scendiamo per di qui, perché lanciarci non è una bella idea. Ci facciamo tutto il percorso. Bravo, questa è l'entrata. E arriviamo giù. Cerchiamo quello su, 13. Allora ragazzi, io vi saluto qui. Vi saluto. Cos'era quel tizio? Ah no, è la nostra Lidia. Giustamente vi voleva a corso, perché voleva salutarvi anche lei. Allora, io a questo video vi saluto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, il commento, di iscrivervi alla pagina Facebook per ulteriori sondaggi e novità, e quindi vi ringrazio ancora di tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!